Retake, ci siamo e cominciamo con un argomento di una valenza altrettanto apocalittica, drammatica e soprattutto di documento da rivedere e riscrivere. È stato pubblicato su Rinascita di giovedì 18 luglio. Eccolo là. Intitolato Martiri cristiani e altre facezie. Se la rivoluzione incompresse in atto da parte del virtuoso Bergoglio fosse una cosa seria e non una presa per i fondelli, concordiamo in pieno, il primo sintomo che infatti manca del tutto sarebbe l'apertura incondizionata al revisionismo storico. No, ma soprattutto l'apertura incondizionata ai documenti Ai storici documenti storici, detenuti dal sì, Vaticano. esattamente, esattamente. È praticamente impossibile da accedere. Così come i documenti veri su Auschwitz, ad esempio, sono al KGB e sono belli, chiari, scritti in maniera molto chiara, molto facilmente visibili, e quelli che ci sono andati hanno visto esattamente che tutto quello che dicono sono solenni cazzate. 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 Allora. Nessun cristiano, infatti, ha il minimo diritto di censurare gli ebrei per aver fraudolentemente trasformato la faccenda Shoah nel più grosso affare della storia, allorché Santa Madre Chiesa ha fatto esattamente lo stesso a proprio vantaggio, approfittando dell'ebete credulità delle plebi con le cosiddette persecuzioni dei cristiani da parte dei romani. Fatto sta che ancora oggi, a 20 secoli di distanza, l'opinione pubblica corrente è che, da Nerone in poi, lo spasso principale dei genitori quiriti e da loro prole fosse affollare il Colosseo o simili manufatti in sostituzione dei videogiochi di oggi per godersi lo spettacolo dei cristiani con gli occhi al cielo e le mani giunte, sbranati da leoni, pantere e simili irriguardose bestie. Chiunque abbia effettuato un minimo di studi storici in luoghi diversi dalle sacrestie sa bene che si tratta di una grossolana balla. Ne dubitiamo che lo sappia anche il Ma guarda, gesuita per Francesco avere la Pontefice. prima, il primo dubbio che mi è venuto, tu sai che io andavo a scuola a 100 metri dal Sì. Colosseo e quando facevo sega, come si dice a Roma, cioè bigiavo la scuola, il primo posto dove andavamo noi, ragazzi di 16, 17, 18 anni, era andare a cercare di rimorchiare le straniere È naturale, che ci stavano molto più esattamente. facilmente degli italiani. Andava al Colosseo per quello, nella speranza di essere ghermite, le gherminelle, capito? Ghermite dall'antico romano, capito? Ghermite, Sì. e quindi noi andavamo a cercare di dragare, come si dice adesso Certo. invece, no? A dragare le straniere. Esattamente. E casualmente vedevamo anche il Colosseo. A Certamente. forza di andarci spesso, Naturale. abbiamo visto com'è Certamente. predisposto il Colosseo. Certamente. Basta vedere con un briciolo di intuito architettonico la disposizione del Colosseo per capire che era impossibile gestire leoni, fiere e quant'altro a Ma centinaia. 3 o 4 leoni, una diecina di pantere, forse sì, una tigre ogni tanto, magari affamata, tenuta lì. Vabbè. Diamogli retta, Diamo il resto. ecco. Ne dubitiamo che lo sappia anche il gesuita francescano pontefice, ma i cattolici e i loro affini, modello bolscevichi, praticano, si sa, la regola per cui non è vero ciò che è vero, bensì quello che è utile al partito. E quanto a utilità, il vittimismo circense era un autentico bijou, no? Assolutamente. Quindi martiri circensi a gogo. Proviamo a vederci chiaro. Consideriamo a mo' di premessa storica che lo Stato romano gode indiscussa fama universale di essere stato il migliore e più geniale quanto a scienza e prassi giuridica, padre e maestro di diritto al mondo intero.
migliore come criteri di accertamento dei fatti, migliore come garanzie di difesa, migliore come certezza del diritto da applicare. Questo è fuori discussione. Altrove non c'era proprio. Che dal giorno in cui i primi gruppi di cristiani di regola allogeni, romanizzati, cominciarono a fluire in Italia, fino a più o meno l'anno 1000, il numero di essi è andato sempre e costantemente aumentando, sia prima che dopo il fatale editto di Teodosio, il famoso editto di Teodosio, vedi strano, che deprimeva le antiche tradizioni religiose a favore di questa strana religione, che era l'unica concessa, accettata. Chi non ci stava, lì veramente... No, le persecuzioni dopo ne parliamo, quelle vere, dopo ne parliamo. Appunto. Anche perché... è stato detto anche di recente in televisione, dei bei programmi culturalmente molto evoluti, i romani non hanno mai rotto i coglioni ai cristiani, ma non solo ai cristiani, ma nessuna religione. Perché no, non allora, entravano nel merito. No. Allora, qui bisogna fare una digressione importante. Allora, fino all'avvento della oligarchia cristiana, diciamo, che ha preso sopravvento sull'impero, sì, e quindi ha diciamo, decretato la religione di Stato, l'unica religione, cioè, ma c'è una ragione. L'imperatore era, fra gli altri titoli che aveva, Pontifex Maximus, sì, cioè era quello che coordinava tutti i pontefici di ciascuna religione. C'era il pontefice per la religione mitraica, c'era il pontefice per la religione riapistica, eccetera, eccetera. E serviva il pontefice massimo, quella funzione, quel ruolo, era solo per gestire la gestione dei giochi, delle ricorrenze, delle festività, e quindi la gestione degli impianti pubblici di Roma. Esattamente. Quello era la funzione. E questa è la ragione per cui due cose: il potere e la potestà di Pontefice Massimo è stata usurpata da un tale vestito di bianco che si fa chiamare pure Papa. Pontefice Massimo è stato usurpato. No, ma il bello è che va in giro con un bastone che si chiama mitra. Sì, appunto. Si è pure scordato. Sono dei falsari. E l'altra cosa importante è che i romani... Poi ne parliamo del nome mitra. No, sì. Ma poi parliamo di San Clemente, sì, che è troppo bella. Sì, Clemente Alessandrino. I romani non entravano nel merito. Se c'è stata qualche persecuzione, la persecuzione non riguardava dal punto di vista culturale ideologico, riguardava soltanto degli atti contro le leggi romane, contro l'impero, contro Roma. È come se dice, io mi ricordo una volta un amico di quella religione che era stato licenziato, non faceva niente, e allora andavo in giro dicendo, ecco, sono dei razzisti, mi hanno licenziato, no, io sapevo che non faceva niente, non lavorava, quindi un esempio tipico, no? Certo, quindi quello non è vero che non lavoravi nel loro caso specifico, perché non pagavano le tasse, allora, si rifiutavano di pagare le tasse. Allora, il numero dei... aspetta, di più, si rifiutavano di pagare le tasse perché dicevano che con le tasse finanziavano l'esercito. Esattamente come adesso, che rifiutano di pagare le tasse e quegli stronzi dicono no, ma tu paghi pure l'esercito. Sì, è naturale, è questo. Allora, che in realtà c'ha pure una motivazione logica, ma dal punto di vista di chi gestisce il potere, sì, è del tutto illogica. Infatti. È perseguibile. E infatti, tant'è vero che poiché i romani non hanno mai interferito sulla entità e sull'essenza di queste diverse e frastagliate manifestazioni religiose, ma diciamo, quelli più organizzati, diciamo, erano i cristiani, va. Quelli che più organizzati erano i cristiani, e quindi hanno potuto crescere in maniera indefinita fino a un punto in cui, e questo è il punto molto importante, va ricordato, e quando se ne sono accorti era ormai troppo tardi. A quel punto erano inseriti esattamente in ogni ganglio dello Stato, esattamente come stanno facendo i massoni. Esattamente. Ora. Esattamente allo stesso punto di adesso. Attento. Siamo vicino al punto di non ritorno. Attento. A quel punto lì le classi dirigenti romane
avevano capito che valeva la pena fare il salto della quaglia, stai attento a quello che ti dico, di fare il salto della quaglia, e passarono tutti in massa al cristianesimo, garantendosi però, attenzione, di avere le qualifiche più importanti del comando. Di qui il fatto che a tutt'oggi negli alti gradi della Chiesa ci sono sempre elementi... gli eredi di quelle famiglie. Esattamente, la stessa gente. Sappiamo bene. E tu li vedi tutti. Sappiamo bene. I cardinali, i papi, eccetera. Se vai a vedere le famiglie di questi, ma certo il povero pretonzolo lo mandano a farsi... farsi prendere a calcio il culo nella chiesetta sperduta in cima alle montagne, è tipo Don Milani, roba di questa. Guarda, ti do una notizia, sì, che può essere utile. Io sono arrivato alla conclusione da un po' di anni che questa derivazione di sangue, lo ius sanguinis, diciamo così, sì, no, fra virgolette, sì, è di linea matrilineare, per cui il patronimico può anche darsi, non rileva la discendenza, ma sì, lui è comunque al 50% di quel sangue là. Hanno preso da loro signori. Certamente. Hanno preso perché, dai loro amici. Ricordiamoci sempre, a Roma vigeva la matrilinearità. Esattamente. E quindi l'hanno mantenuta. Perché si diceva e si dice sempre, mater certa, sempre certa est, certo, pater in certus. Pater sempre incertus. Buon per loro, andiamo avanti, soprattutto oggi che c'è l'inseminazione artificiale. Allora, all'epoca lo sai che cacchio facevano. Allora, come si concilia, dice l'autore, questo con il continuo e massivo massacro di quei poveretti che si insegna nelle scuole cristiane e si cerca con ogni mezzo di inculcare nelle fantasie con ogni genere di invenzioni strappacuore? Si concilia proprio con la regia hollywoodiana, ante litteram, dell'intero e fumosissimo martirologio cristiano, in realtà addirittura ridicolo se si va a paragonare con la durata, viltà e ferocia, durata 7 secoli, della violenza indicibile che fu adibita all'annientamento delle comunità rimaste fedeli al culto dei padri, soffocate nel sangue e nel fuoco da turbe fanatizzate con la piena solidarietà dei nuovi pubblici poteri. E questo è un elemento talmente importante che ci, appunto, ci invita a dire, a dichiarare in maniera molto forte che tutta la mitologia di potere che fa del vittimismo dei potenti è in realtà servita e continua oggi a servire per coprire le nevandezze e le porcate che questi potenti, tanto è vero che diceva chiagne e fotti, piangi e fotti. Quindi io direi che a questo punto i napoletani ne sanno molto di più, cioè la subiscono però, lo dicono ma poi alla fine la subiscono. Io volevo fare un attimo una riflessione su un libro che ho letto 3 o 4 anni fa, di cui non mi ricordo più l'autore purtroppo, che era uno spagnolo, che però secondo me era un grande storico, un grande ricercatore storico e non solo uno che lavorava di fantasia, perché racconta in questo libro la storia rivista e corretta di Leone X, Medici, ma almeno era un Medici, sì, era un Medici, certo, ci aveva di su, ah certo, certo, grande usuraio, non aveva bisogno di tagliaggiare i suoi sudditi. E lui, questo autore, scrive una versione veramente fantasiosa del comportamento di questo Leone X, che oltre a essere omosessuale era anche un ognostico, ed era un ognostico profondamente attivo e convinto, e quindi da gnostico frequentava la comunità gnostica di Roma, lì racconta questo... Proto-massoni. Esatto, proto-massoni, non ti so dire cosa racconta, ma di una ferocia, di una violenza, di una
crudezza questo racconto, molto bello, veramente un libro molto bello che devo andare a ricercare, è veramente un pilastro della rivisitazione della storia scritta ufficiale, che oltretutto, pure se romanzata questa storia, in realtà è profondamente fondata, cioè è sostenibile, incredibilmente sostenibile, con riferimenti storici che non sto a dire, perché parla appunto della delle battaglie della conquista della Romagna, delle Bande Nere, eccetera, eccetera, Giovanni delle Bande Nere e Compagnia Bella, dove c'è, cioè, diciamo, un tutto tondo, cioè lo scenario che racconta questo autore è veramente perfettamente compatibile con quello che stiamo dicendo adesso e con l'evoluzione che poi ci avrà successivamente, e non solo i sette secoli che dice lui dal 400 al 1100, ma ancora oggi noi subiamo, tranne qualche rarissimo caso di qualche papa negli ultimi 200 anni, 3 o 4, non di più, gli altri sono tutti stati così, sono tutti, hanno perseguito e proseguito quella loro intenzionale lotta per la conquista del potere mondialista. Hanno crudelizzato contro tutti coloro che si opponevano dal punto di vista ideologico, non è soltanto Giordano Bruno quello che è stato fatto fuori, cerchiamo di ricordarcelo, sono migliaia e migliaia, no? Voglio dire una cosa importante a questo punto, abbiamo detto come il martirologio cristiano sia completamente falso, d'altronde io l'ho sempre sostenuto, siccome i giorni dell'anno sono 365, se escludi alcuni così tipo Gesù, Madonne, varie eccetera, tutti gli altri sono intestati a un martire. A una decina di martiri a giorno, perché il primo è il più importante, poi ci sono gli altri. Va bene, sì, non bastavano, sono, perché sono circa 10.000. Allora, ma non sono 10.000, perché allora Nerone ne ha fatto fuori, l'hanno detto ieri, è stato detto ieri sera, e io ci credo, perché non c'è ragione che una trasmissione così seguita come Atlantide dica delle fesserie. Nerone al massimo ne ha fatti fuori 100. E su questo discorso Nerone potremmo fare un'altra faccenda, ma è inutile che lo diciamo oggi. Comunque possiamo sempre dire che l'occasione, cioè la Nerone politica, era un grande imperatore, è stato uno dei massimi. È stato, quindi, ovviamente penalizzato per la politica monetaria che aveva fatto. Certo. Sappiamo perfettamente. È la ripulitura del suo diciamo entourage burocratico. Esattamente. Come si diceva, certi eventi sono sempre, non vengono mai perché sono stati programmati prima, ma semmai sono stati pensati, poi capita l'occasione e piglio l'occasione. Applicati. Qui c'è stato st'incendio di cui di fatto i cristiani si vantavano, che poi era una setta di estremisti cristiani, chiamiamoli cristiani al momento. Forse perché zeloti è meglio. Direi. Perché ci siamo, l'epoca è quella. Loro li chiamavano giudei, capito? Sì. Tanto è vero che anche nel 300, dopo il grande imperatore Giuliano, guarda, qui facciamo una piccola deviazione. Palestinesi israeliani in quel periodo lì ce l'avevano a morte con Nerone, perché Nerone stava portando a compimento la conquista della Palestina. Esattamente. Quindi erano potenziali nemici infiltrati. Esattamente, ti immagini. E che volevo dire? Appunto il fatto che aveva preso l'occasione, questa occasione, anche perché appunto queste persone se ne vantavano, e questo qui è nei documenti. L'altra grande persecuzione, le altre non ci sono mai state, qui si sono tutte elencate, ma non ci sono mai state. L'altra grande persecuzione è stata quella di Diocleziano. Però quella di Diocleziano, che durava due o tre anni, un lasso brevissimo di tempo, può aver fatto fuori al massimo 5.000 persone. Tant'è vero che il fallimento di questa persecuzione indusse poi Costantino a trovare una soluzione diversa, questo è il fatto. Però a quel punto le classi dirigenti avevano già fatto il salto della quaglia. Voglio anche ricordare che dal punto di vista ideologico non si spiega perché altrimenti avrebbe vinto la battaglia di Ponte Milvio. Ma naturale. Perché ci sono state defezioni. Ma naturale. Tant'è che
Oddio, il suo, chi era? Massenzio fu costretto a comandare il contrattacco sul Ponte Milvio e cadde nel Tevere. Esatto. Se no un imperatore alla testa delle milizie non si è mai visto. Esattamente. Però lui si stava per la defezione dei cavalieri, dei comandanti, che ha dovuto lui, diciamo, provvedere. Esattamente, per farli defezionare, si è inventato che era cristiano e che aveva visto il messaggio di Cristo nel cielo, se no non defezionava. In ogni caso, io voglio aggiungere un'altra cosa: la vera e propria critica ideologica e culturale al cristianesimo parte con Giuliano Imperatore. Perché Giuliano II è stato il più grande, prima anche di Napoleone, di Nerone, perché Giuliano II, oltre a essere meglio di Adriano, culturalmente un grande filosofo, ma di una conoscenza, anche lui gnostico. Sì, perché il gnosticismo da quel punto di vista confluiva nel pensiero neoplatonico, quindi discorso Però lui era un allievo di Nestore, quindi tutto il filone neoplatonico non cristiano. Allora, quando lui fu catturato dallo zio e mandato agli arresti domiciliari in Campania, in Tracia, se mi ricordo bene, esattamente. Lui stette quattro e li massacrarono tutti i parenti. Bravissimo, la madre, il padre, tutti quanti. Lui rimase orfano. Lui lì c'ebbe questo istitutore per anni, questo Nestore, che lo educò in maniera filosofico-platonica. Ecco la sua grande e la sua grandezza. Esattamente. Volevo di arrivare a un altro concetto che ho fatto stavolta. Volevo arrivare a un altro concetto, cioè la critica ideologico-culturale al cristianesimo è avvenuta solo durante e dopo il regno di Giuliano. Certamente. Prima i romani se ne strafregavano di quei riti perché non ne fregava niente. Se intervenivano non nel merito della dottrina, ma nel merito del fatto... del rapporto con lo Stato. Esattamente, punto. Hai detto la parola più giusta, del rapporto con lo Stato. Che poi il rapporto con lo Stato sia che a un certo punto dovevi sacrificare all'imperatore degli dei, come facevano tutte le altre religioni, e loro no, e allora a quel punto dice no, non lo fai, ma io ti condanno come spergiuro e come anti... il rifiuto della personalità dell'autorità della legge. Tu ti metti contro l'autorità dell'imperatore. Allora, noi abbiamo denunciato ieri una negretta che nel caso l'hanno presa, hai capito? Ti ricordi quella canzone? Bongo, bongo, bongo. Ne voglio andare solo al cuoco, non mi dare. La cantava Celentano. Esatto, e questo qui l'hanno presa. Tu, bingo, banco, bengo, mi dispiace, ma non vengo, io rimango qui. E magari questa non è rimasta lì. L'hanno presa, l'hanno messa ha contraddetto la canzone. È un ministero di italiano. Bella, allora, questo non me la ricordavo più. E allora, allora tu sei un traditore, come tale io ti condanno, punto. Certo. Non per la religione, ma per quello. Ero condanno di quel tipo. Allora, io direi a questo punto chiudiamola lì, perché quello che mi interessava era sottolineare questo aspetto. No, ma io volevo parlare di Giuliano, che è troppo forte. Beh, su Giuliano abbiamo già detto molto. Giuliano è stato il più grande, perché è stato a livello di Giulio Cesare. Certo. Giulio, il suo, diciamo, la sua discendenza si rifaceva, diceva lui, a Giulio Cesare. Naturale. No? Naturale. Ma lui ha poi fatto esattamente le stesse opere, le stesse azioni, meglio che Giulio Cesare, perché lui è andato in Britannia, in tre anni ha fatto di tutto e di più. È andato in Britannia, è andato in Francia, ha sbaragliato eserciti, ha sbaragliato anche i germani che rompevano il cazzo, non è stato ucciso a tradimento da un cristiano. Bravissimo. Quindi ecco, questo se fosse vissuto avremmo visto un mondo completamente diverso. Esattamente. Platonico. Esattamente, è verissimo. Io direi che a questo punto la chiudiamo, però prima di chiuderla, perché questi riferimenti al cristianesimo sono sempre importanti, qui abbiamo un testo che è sempre un testo molto importante, uno dei grandi maestri del XX secolo, Anticristo. C'è una frasetta qua che a me piace ricordare, attenzione, importantissimo, perché va non in sostanza verso la figura di Cristo,
ma verso l'invenzione cristiana, anche se lui, Nietzsche, non viveva in un'epoca in cui tutti gli studi seguenti di sociologia, di storia, di antropologia e quant'altro avrebbero portato poi alla ribalta il concetto di creazione del mito, quindi di mito pogliesi. Però c'era arrivato vicino. A lui non gli andava bene quella figura di Cristo e ne accusa i Vangeli. Quindi lui era già arrivato, infatti c'è qualche discrasia. Beh, Nietzsche c'era un bel cervello. La Madonna. Allora, dice, ciò che a me importa è il tipo psicologico del Redentore. Esso potrebbe pure essere contenuto nei Vangeli, a dispetto degli Vangeli stessi, quantunque mutilato o sovraccaricato di tratti estranei. No, qui bisogna fare un attimo però una parente, come diceva Totò. Una parente. Una parente. Per Biglino. Sì. Biglino bisogna citarlo. Sì, qui entriamo in un altro ambito in ogni caso. No, perché no, lui parla della figura. Certo. Indipendentemente. Ma la figura dipende da quello della scrittura. Sì, però, dal messaggio sì, scritto. Però è come se Biglino dicesse: questi hanno raccontato tutta una serie di fesserie e in più c'è anche la figura di Mosè che è una fesseria nella fesseria, che credo. Il discorso è lo stesso. E dice, allo stesso modo in cui quello di Francesco d'Assisi è conservato nelle sue leggende, nonostante le sue leggende. Importantissimo. Non la verità a proposito di ciò che ha fatto, ha detto, di come esattamente è morto, bensì la questione se il suo tipo sia ancora fatto immaginabile, se sia tramandato. Quindi lui lo vede come mito. Certamente. Lo vede lui già arriva mito. Con una lentezza e con un'analisi di una profondità estrema. Però siccome ancora gli studiosi antropologia culturale non avevano ancora arrivati al livello in cui fortunatamente noi ci troviamo oggi, lui non riusciva a distinguere, proprio guarda che cosa dice del Renan. I tentativi che conosco di leggere tra le righe dei Vangeli, addirittura la storia di un'anima, mi sembrano prove di una riprovevole faciloneria psicologica. Il signor Renan, che all'epoca andava per la grande, per la sua biografia di Gesù, che io ho letto, che non mi ricordo assolutamente nulla, molto meglio quella di Papini, questo Pulcinella, in Psychologicis ha tirato in ballo per la sua spiegazione del tipo Gesù i due concetti meno pertinenti che si possano dare a riguardo, il concetto di genio e il concetto di eroe, eros. Ma se c'è qualcosa di poco evangelico, questo è il concetto di eroe. Assolutamente. Esattamente. Assolutamente, il contrario. Perfetto. Di ogni lotta, di ogni sentirsi in battaglia, è qui divenuto istinto, qui diventa morale l'incapacità di opporre resistenza. Non opporti al male è la parola più profonda dei Vangeli. In un certo senso la loro chiave. Mazza che disamina eccezionale. È la chiave di lettura, certo. Non opporti al male, laddove poi la verità. Non l'ho letto, l'ho letto altre cose. Laddove poi la verità, la figura di Gesù, tratteggiata sempre nei Vangeli, è la figura di un personaggio che si impone, perché lui dice io ho portato la guerra, non la pace, si impone, risponde Andros, al sacerdote. Andros, è la figura di Andros. Solo che i Vangeli nella loro complessità e nel mito che ne è tramandato è il mito del mansueto. Perché, no, assolutamente. No, i Vangeli impongono il mito del mansueto. Ma lui non ha mai dichiarato, cioè la figura ma Cristo, iniziale. No, infatti, la ma figura iniziale dicendo di Cristo, chi ha inventato la figura di Cristo l'ha inventato come un guerriero. È un guerriero che combatte. Certo. Tanto è vero che c'è Christus Rex. Certo. Però quello che vogliono loro è insegnare la mansuetudine ai cristiani, che devono obbedire, certo, e devono chiedere misericordia al posto di chiedere giustizia. Certo. Certo. È quello che è dove lì va a fondo. Ma questo è un lavoro successivo, quello dal IV secolo in poi. Esattamente. Allora, la beatitudine nella pace, nella dolcezza, nel non poter essere ostili.
che vuol dire buona novella, la vita vera, la vita eterna è trovata, non viene promessa, è qui, è in voir, come vita nell'amore senza sottrazioni o esclusioni, senza distacco. Chiunque figlio di Dio, Gesù non pretende assolutamente nulla per sé solo come figlio di Dio, ognuno è uguale all'altro. Fare di Gesù un eroe. E che razza di equivoco è poi la parola genio? L'intero nostro concetto, l'idea di spirito, nella nostra cultura non ha, nel mondo in cui Gesù vive, alcun senso. Parlando con il rigore del fisiologo, qui tutto al più sarebbe appropriata un'altra parola, la parola idiota. Nella parola idiota utilizzata anche da Dostoevskij nel suo fondamentale libro che Idiota. Scherzi. Noi chiamiamo idiota uno stronzetto, idiota è colui che è in se stesso, anche nella sua assoluta semplicità, quello è l'idiota. Noi conosciamo uno stato di eccitabilità morbosa del senso del tatto che rabbrividisce e arresta davanti a qualsiasi contatto, allo stringere oggetti solidi. Il lettore porti un tale habitus fisiologico alla sua logica estrema, come odio istintivo contro qualsiasi realtà, come fuga nell'inafferrabile, nell'inconcepibile, come riluttanza ad ogni formula, ad ogni nozione di tempo e di spazio, contro tutto quanto sia fisso, costume, istituzione, chiesa, come essere di casa in un mondo che nessuna specie di realtà può più sfiorare, in un mondo ormai solo interiore, un vero mondo, un mondo eterno. Il regno di Dio è in voi. Ora qui lui, ma anche un mondo morto. Esattamente, lui sottolinea come esista all'interno del cristianesimo questa sostanziale dicotomia. Perché l'istinto del superamento, quello dell'iniziazione, degli iniziati, esoterico, che è quello del potenziamento dell'io interiore, quello originale, esattamente, viene qui mortificato, falsificato, certo. Mortificato, e ti propongono come modello loro, sempre loro, non Dio, il Cristo annunciato, peraltro narrato nei Vangeli, certo, che è un Cristo di ben altro calibro, certo. Ma loro lo presentano in questa maniera perché ti dicono la soluzione è quella, cioè, loro, del morire, dell'annichilirsi, allora, esatto, sotto il dominio di loro Signore, certo. E dai l'obolo se vuoi andare in paradiso. Ma quello è l'operazione messa in atto dal IV secolo, come diciamo, sì, prima, sì. Cioè con la conquista dell'umanità attraverso l'induzione all'idiozia, al annichilimento della personalità. Esattamente. È quello che vogliono fare, quello adesso, che stanno facendo adesso i loro compari, non sono, no, sono i consoci, sì, sì, sono i consoci in questa operazione, sì, sono, avevo detto prima, cioè da due secoli circa sono la stessa cosa, sono, sì, varie branche, vari corpi d'armata, diciamo, che avanzano magari autonomamente, ma la finalità in ordine sparso, in ordine sparso più o meno organizzato non ha importanza, coordinato non ha importanza, ma che comunque vogliono arrivare a una stessa identica conclusione, cioè al dominio globale. Esattamente. Il dominio con globale. Con un'umanità completamente annichilita, talmente annichilita che non è soltanto l'uso della droga, l'uso del diversivo televisivo e quant'altro, certo, ma è anche questo stimolo che dice: vuoi andare in paradiso? Stai tranquillo, ti ci mando io. Sei buono. Paga. Buono. Paga e andrai in paradiso. Certo. Sei buono, lavora, sì, fai il tuo. Obbedisci. Certo, certo. Obbedisci. Inginocchiati più che puoi, faccia pure sto cordone. Alla fine, e se vuoi la soluzione, come si diceva una volta, bacia pure sto cordone. E con questo mi sembra che salutiamo i siamo nostri, arrivati nel e soprattutto le nostre amiche. Siamo arrivati nel triviale. Esatto. E se doveva finire. Ma per fortuna, perché il triviale è vita. È vita. È vita, è la vita delle osterie, delle bagordi, della vita sanguigna, quella è la vera vita, attraverso la cultura magari, certo, ma quella è l'azione, la vita. Appunto. Qualunque i grandi poeti sono stati sempre gente, Boccaccio, che è sempre vissuto, il più grande, uno dei più grandi, vissuto Boccaccio è stato uno quando l'ho scoperto non l'ho più abbandonato. Certamente, maestro. Guarda, io me le ricordo ancora le sue novelle, perché sono di una attualità incredibile. Ma non solo Boccaccio è il culmine. Noi abbiamo avuto un 300
del centro italiano. Ma sai perché? Perché il 1348 metà della gente è morta, e quello è stato un trapasso epocale. Cioè, immagina che oggi in Italia muoiono 30 milioni di persone in 2 anni. Esattamente. In 2 anni sconvolgono il mondo, sconvolgono la tua vita. Quindi non c'hai più parenti, sole. Non c'hai più legami. Quindi una visione sei ricco perché ci hai ereditato. Certo. Fai una vita. Nella Firenze post peste boccaccesca le antiche famiglie erano tutte finite. Certo. E tutti quelli che sono subentrati nei palazzoni che questi avevano costruito erano famiglie che sono arrivate lì, come una volta durante la guerra c'erano gli sfollati che si impossessavano di una casa dove magari era mezzo crollata, gli abitanti erano morti. Nel 1348-49 è cambiato un mondo. Esattamente. E quindi da e di fronte a questa realtà della vita, queste persone hanno pensato bene di vivere la giornata. Sì, è perché è quello, durante la guerra vivi la giornata, è come se ci fosse stata una guerra atomica. Alla Madonna, peggio della guerra atomica. Questo per dire, insomma, che la vita va vissuta, c'è un bellissimo detto, che la vita va vissuta come se durasse un solo giorno, ma la devi progettare come se durasse in eterno. Sì, esattamente. La devi. I verbi non mi ricordo. Vivi come se vivessi l'ultimo giorno, pensa come se dovessi vivere eternamente. Esattamente. E con questa possiamo. Una bella goccia di sapienza possiamo chiudere. Esattamente. Ciao a tutti.